Eccoci qua, aspettiamo un secondo che si connettano un po' di persone. Tanto buonasera a quelli che si stanno collegando. Bene, siamo già in un pochettino. Buonasera a tutti. Aspettiamo ancora un attimo prima di iniziare. Ok, allora, buonasera, benvenuti. Io sono Mattia e sono uno dei fondatori della Società dello Zolfo. Noi siamo un centro studi e ricerche su occultismo ed esoterismo che è attivo dal 2015 e ha sede a Parma. Da anni ci occupiamo di organizzare conferenze, convegni e corsi su svariati argomenti legati a questi temi. Prima di introdurvi agli ospiti di questa sera, vorrei parlarvi un attimo delle nostre prossime attività. Dunque, per quanto riguarda il corso di Hoodoo Folk Magic, che trovate l'evento su Facebook, lo terrà Dorian Bones in collaborazione con Roberto Migliussi e Hagen von Tullien. Dunque, per questo corso rimane un solo posto disponibile, quindi vi invito a scriverci al più presto se siete interessati. Il corso si propone di introdurvi a questa pratica magica e le classi partono dall'ultima settimana di febbraio in poi, quindi ormai siamo vicini. A marzo invece avremo il corso del dottor Roberto Cecchetti su Jung, un corso articolato in quattro appuntamenti. Anche in questo caso i posti stanno per finire. Per chi volesse maggiori informazioni, oltre a guardare l'evento sulla nostra pagina, lunedì 15 febbraio ci sarà una diretta alle 19 su YouTube, dove risponderemo ad alcune delle vostre domande e dove vi illustreremo insieme a Roberto nel dettaglio l'intero corso. E dato che stasera parliamo di astrologia, vorrei oltretutto anticiparvi di un altro corso che vedrà la luce a inizio aprile e che sto curando personalmente. Si tratta di un corso base di astrologia moderna, strutturato in 7 lezioni, che mira a trasmettere l'apparato simbolico di questa materia, sotto un profilo psicologico e magico. Il corso sarà costituito di una parte teorica e da una serie di esercizi pratici che ci permetteranno di approfondire il significato delle forze planetarie e imparare a leggere all'interno del proprio tema di nascita per dar vita a un processo di individuazione e di crescita personale. Questo corso partirà dalla prima settimana di aprile. Per quanto riguarda invece le prossime conferenze online, abbiamo due appuntamenti molto importanti. Giovedì 18 febbraio avremo ospite Govinda Dasagori, uno degli unici maestri in Europa di questa tradizione, mentre giovedì 25 febbraio avremo ospite per una conferenza dedicata solo ai soci sostenitori Bolanat Banstola, una delle più importanti figure a livello internazionale per quanto riguarda lo sciamanesimo nepalese. Ci parlerà degli strumenti di potere utilizzati nelle pratiche sciamaniche. Vi ricordo che se volete diventare soci sostenitori e scoprire quali vantaggi ci sono o se avete delle domande, la nostra mail è la società dello zolfo @gmail.com. Scriveteci e vi risponderemo. Inoltre potete ovviamente seguire il nostro canale YouTube, la pagina Facebook e la pagina Instagram. Bene, questa piccola introduzione riguardo ai nostri eventi è finita. Adesso passiamo a introdurre l'argomento e i relatori di stasera, che sono Irene Zanier e Francesca De Luca. Allora, in questa occasione parliamo di astrologia moderna e astrologia araba e le metteremo a confronto. Esploreremo i differenti approcci di queste due scuole astrologiche sotto vari aspetti e a guidarci saranno appunto le ragazze. Irene Zanier è docente di tecniche astrologiche e consulente astrologa, cura il sito oroscopodelmese.it.
La sua pagina Facebook, Luna Astrologica, è nata per condividere temi simbolici e astrologici e ha raggiunto la soglia di più di 25.000 affezionati follower. Collabora inoltre con The Sun Astrology, che è un altro bellissimo canale YouTube che vi consiglio di seguire se siete interessati di astrologia. Per quanto riguarda Francesca De Luca, invece nasce a Palermo, laureata in lingue e letterature straniere e specializzata in lingua e letteratura araba. Lavora negli anni nell'ambito della traduzione e dell'insegnamento a Torino e decide di studiare più profondamente l'astrologia frequentando i corsi di Ernest Zanier. Da lì in poi non smette di studiare e ricercare, scrivendo anche alcuni articoli di divulgazione astrologica e occupandosi di interpretazione di temi natali. Buonasera ragazze. Ciao Mattia. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ci tengo a specificare una cosa di quello che è il nume tutelare della serata. Stiamo trasmettendo, e infatti già si sente, con Mercurio retrogrado, quindi si farà il possibile, che è noto che Mercurio retrogrado inceppa un po', quindi mi raccomando, tutti quelli che sono connessi, dita incrociate. Speriamo che la tecnologia e il nostro parlare tenga a questo Mercurio retrogrado. Non ce l'avrei fatta senza un foglio davanti a... Infatti abbiamo fatto gli appunti anche noi, sì. Perché stasera... Quindi chiediamo subito scusa per eventuali sbavature. Bene, direi che possiamo partire subito con l'introduzione dell'argomento. Quindi stasera parliamo di due differenti scuole astrologiche. E vorrei quindi partire col chiedervi di descriverci i rispettivi luoghi di sviluppo e i contesti nel quale sono nati e cresciuti questi due momenti, chiamiamoli così, dell'astrologia. Ok, partirei io per Prendere. uno sguardo, diciamo, generale sul tema di stasera. Per rispondere a questa domanda è necessario fare alcune premesse che poi saranno utili e saranno i nostri punti di riferimento per tutta la serata. Ovvero di cosa stiamo parlando fondamentalmente. Quando si sente parlare molto spesso di branche dell'astrologia, di filoni, di orientamenti, ma quello che dobbiamo tenere a mente innanzitutto è che l'astrologia è un corpus di insegnamenti, è una, e quindi al massimo abbiamo diversi orientamenti basati su quelle che sono le tecniche utilizzate e quelli che sono i presupposti. Noi dobbiamo tenere a mente tre domande guida, che sono: a che bisogni risponde, quindi la consulenza astrologica o anche lo studio, perché comunque non è che c'è solo la consulenza, si può anche essere appassionati e cultori della materia senza rivolgersi ai professionisti per le consulenze. Con quali strumenti, di quali strumenti quindi si avvale e soprattutto quali sono i presupposti, quindi la forma mentis che noi troviamo alla base della pratica. Quindi già orientarci sulla prima domanda, quindi a chi si rivolge, a chi risponde, noi parliamo sempre e comunque dell'uomo e della donna moderna. Quindi anche se anche stasera poi Francesca ve ne parlerà bene, anche nel momento in cui parliamo di astrologia araba è chiaro che anche nel caso in cui noi riprendiamo alcune tecniche dell'astrologia araba, la forma mentis è quella dell'uomo moderno, quindi dell'individuo posto al centro. Come vi dicevo, l'astrologia è un corpus, quindi un agglomerato, quindi un corpo, un vero e proprio corpo. Nasce, vi do un excursus proprio storico per lasciare poi la parola anche a Francesca per quanto riguarda l'inserimento del suo nucleo, nasce in Mesopotamia più o meno attorno al 2000 avanti Cristo e inizia a migrare in giro per il mondo, passa e si consolida nell'Egitto ellenistico, tolemaico, siamo più o meno attorno al 300 avanti Cristo e arriviamo fino a dopo la cristianizzazione del mondo. Ed è nel periodo appunto dell'astrologia ellenistica che nascono la maggior parte delle nozioni che poi noi utilizziamo nell'astrologia moderna. Siamo a cavallo comunque dell'epoca cristiana e nell'epoca della cristianizzazione in particolare c'è stata una grossa condanna della pratica astrologica, motivo per cui altri bacini, altre culture hanno avuto la possibilità, appunto tra cui la cultura araba, di sviluppare
in maniera e riprendere e sviluppare alcune tematiche dell'astrologia. Cosa comporta? Perché vi sto facendo questo excursus? Perché è importante comprendere che noi abbiamo un qualcosa che, come ogni tradizione, trasla nel corso delle epoche, quindi si arricchisce mano a mano che passa nelle culture e passa e viene a contatto con quella che è la forma mentis delle persone, si modifica, accumula alcune nozioni, assorbe alcune nozioni, altre nozioni vengono lasciate per strada, per arrivare poi fino all'astrologia dell'epoca rinascimentale, in cui abbiamo appunto avuto una bella fioritura. Siamo in pieno rinascimento, vi basti pensare che Pico della Mirandola è stato, che non è un astrologo, è stato comunque uno studioso, un filosofo, ha definito l'essere umano né celeste né terreno, né mortale né immortale, libero e sovrano, creatore di se stesso. Questa è la base ed è il vero spartiacque tra l'astrologia antica e l'astrologia che possiamo definire moderna. Lo spartiacque assoluto è rappresentato dal, adesso dirò una cosa che potrà lasciare un attimo così, dalla rivoluzione di pensiero copernicana, quindi dalla rivoluzione copernicana, sebbene l'astrologia durante l'epoca illuminista, e quindi siamo a cavallo, siamo nel Rinascimento, alla fine del Rinascimento, alla fine del Settecento, l'astrologia ha cominciato a sparire dai salotti degli intellettuali, quindi con una piccola eccezione per quanto riguarda l'Inghilterra. Perché porto l'attenzione sulla rivoluzione copernicana? Perché sì, è vero che in teoria il mettere il Sole al centro del sistema solare, quindi spostare la Terra dalla posizione centrale immobile a cui avevano relegata gli studiosi, gli astronomi e astrologi dell'epoca, e spostando l'attenzione, in teoria l'astrologia dovrebbe essere caduta completamente in disuso, nella sfortuna. In realtà questo è parzialmente accaduto, però noi abbiamo anche la prima grande rivoluzione di pensiero. Quindi, anche se sembra paradossale, la scoperta che la Terra non è il centro e soprattutto che l'essere umano può interagire, può studiare, può intervenire in quella che è l'interazione appunto con il cosmo, cambia completamente la forma mentis delle persone. Quindi in realtà noi qui abbiamo la nascita del pensiero moderno. Presupposto base, per chi magari non sa bene di cosa stiamo parlando, l'astrologia per l'astrologo, la Terra è comunque al centro, quindi l'astrologo nell'osservazione del cielo pone la Terra al centro, ma è una centralità assolutamente filosofica, immaginale se vogliamo, quindi esperienziale, perché l'esperienza umana, il punto di osservazione, è la Terra. Quindi con Copernico che revisiona questa teoria geocentrica tolemaica, la Terra sì, non è più il centro, ma cambia la possibilità di spostare il focus. Quindi se noi lasciamo un attimo da parte quella che è il punto di vista scientifico, che a noi interessa poco, anche se poi alcuni studiosi dell'astrologia dicono una cosa che quelli del CICAP potrebbero non apprezzare molto, in realtà l'astrologo, sotto un certo punto di vista, è uno scienziato, allo stesso modo del mago è uno scienziato, perché comunque il mago e l'astrologo hanno un comune denominatore, che è quello di partire dall'osservazione, dall'applicazione di regole per ottenere dei risultati, quindi ottenere quella che è una modifica della percezione in questo caso. Quindi la Terra non è al centro, quindi se la Terra non è al centro non c'è nessun fato, nessun destino scritto.
Cambia il rapporto con il divino, quindi cambia la percezione di quelli che sono i pianeti, di quello che è il sole, cambiano le pratiche, questo soprattutto dal punto di vista magico. Noi ci spostiamo dalla semplice, mettiamolo tra virgolette, teurgia, a quelle che sono delle pratiche magiche, poi soprattutto a partire dall'epoca occultista, quindi siamo nel XX secolo, XIX-XX secolo, con la promessa e la possibilità di arrivare a una risposta personale dell'esperienza interiore. Questo è per dare proprio un'idea di cosa stiamo parlando quando parliamo di astrologia moderna, perché in realtà tanti collegano astrologia moderna a quello che si vede nei rotocalchi, a quello che si vede in televisione. Io vi potrei fare dei nomi di astrologi moderni che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone, perché sono dei veri e propri scholar, quindi sono dei veri e propri accademici. In particolare in Italia abbiamo avuto il grandissimo Giuseppe Bezza, che ha fatto un commentario bellissimo tra i tanti scritti che ci ha lasciato al Tetrabiblos di Tolomeo, quindi è andato a riprendere proprio quella che è la tradizione per portarlo nell'astrologia moderna, appunto perché la forma mentis è il nostro punto di osservazione, la nostra mente assolutamente moderna. Quindi la tendenza è quella, anticipo già una domanda, la tendenza è quella di vedere un po' una contrapposizione tra teorie moderne, astrologiche e astrologia, diciamo, classica, tradizionale. In realtà questa contrapposizione non c'è, ci sono diversi modi, gli astrologi, diciamo, più diplomatici si rendono perfettamente conto che noi possiamo arrivare a delle conclusioni diverse partendo da una tecnica che è la stessa per tutti, e solo chi applica le tecniche, studia l'astrologia, che è comunque una materia fatta di regole, solo chi studia l'astrologia può dirsi astrologo. Quindi già tagliamo fuori una gran fetta di persone di pseudo astrologi che si definiscono tali, ma che in realtà non saprebbero distinguere ad esempio una fase planetaria dall'altra, tanto per fare un esempio, quindi o una congiunzione di un pianeta interno dall'altra, quindi stiamo parlando comunque di una materia che è molto molto complessa, non difficile, complessa, e che Francesca ve lo confermerà, apre grandissime possibilità di studio che non finisce assolutamente mai. Quindi questo era per darvi proprio un'idea di quello che è la base, di quello che è il pensiero, quindi del porre l'essere umano al centro. Quindi la prima grande differenza e la prima grande preoccupazione di quella che è l'astrologia moderna, in tutte le sue declinazioni, in tutti i suoi orientamenti, è che pone l'individuo al centro e quindi si interessa notevolmente a quello che è l'esperienza interiore dell'essere umano. Poi lo vedremo magari nel corso del resto della serata, perché non voglio dilungarmi troppo. Speravo che Mercurio mi disattivasse, invece mi sembra che non ce l'abbia fatta per ora. Quindi lascio la parola a Francesca, che vi farà. Grazie Irene. Allora, che cos'è l'astrologia araba? Ecco, anche Mercurio un po' a me mi fa impappinare, più che dilungare. Allora, cosa intendiamo per astrologia araba? Intendiamo tutta quel corpus di testi, studi, elaborazioni, sperimentazioni in materia di astrologia compiuti da studiosi e ricercatori che operarono nei territori dell'impero islamico, quindi che si estendeva, lo ricordo, dall'Andalusia fino ai confini dell'India, in quel periodo, in quell'arco di tempo che va all'incirca dal IX secolo fino al XIII secolo dopo Cristo, quindi siamo tra gli anni 800 e 1300 dopo Cristo, considerato appunto come periodo di massimo sviluppo. C'è da dire una piccola
considerazione che il termine arabo non indica necessariamente in questo contesto, come più anche in generale, un'appartenenza etnica tramandata da legami di sangue. Soprattutto nel periodo in esame, è arabo e chi sa parlare perfettamente la lingua araba. Quindi, al di là della reale provenienza, tant'è che molti astrologi provenivano dalla Persia, dall'India, dagli attuali Afghanistan, Uzbekistan, eccetera. Quindi gli arabi cosa fanno? Si inseriscono in quel solco tracciato dalla tradizione ellenistica, che, come ha detto appunto Irene poc'anzi, si sviluppa intorno ad Alessandria d'Egitto e raggiunge il suo culmine con Claudio Tolomeo, in particolare nei testi dell'Almagesto e della Tetrabibbia. Quindi gli arabi diventano protagonisti di questo recupero, di questa riscoperta, a seguito della conquista islamica dell'Egitto, quindi siamo nel 651-654 d.C., che consentì appunto un avvicinamento da parte dei conquistatori alle fonti dirette della cultura ellenistica. Che furono poi oggetto di un'intensa attività di traduzione dal greco all'arabo e che tramite queste versioni verranno tramandate in un secondo momento anche in Occidente. Per cui anche lo stesso Almagesto, lo stesso Tetrabiblos che ho citato poco fa, furono per la prima volta tradotti in arabo in quel periodo. E diventarono la base poi per appunto gli studi in astrologia. Quindi, a poco gli arabi, grazie agli arabi, inizia questo processo di sistematizzazione dell'elaborazione di tutta una serie di tradizioni. Quindi, molti giustamente hanno visto l'astrologia araba come un risultato originale e sincretico di molte tradizioni, perché in essa confluirono, naturalmente la base è sempre l'astrologia ellenistica, e confluirono anche elementi della scuola persiana, della scuola indiana, dove già erano state assimilate le nozioni astronomiche dei babilonesi e dei greci. Poi si aggiunse poi anche l'apporto di comunità locali che erano stanziate in Siria, in Palestina e in Mesopotamia, come per esempio i Sabei di Arran, che erano eredi dell'ognosticismo egiziano e astrologi di lunga tradizione. Quindi si può dire che senza l'intervento degli arabi è probabile che l'astrologia fosse magari l'astrologia che conosciamo, sarebbe rimasta appunto relegata a tradizione e conoscenza del passato. Quindi, però, vediamo che cos'era questa astrologia, che cos'è l'astrologia presso gli arabi. Allora, diciamo che molto in generale astronomia e astrologia rappresentavano due campi distinti e complementari della stessa materia di studio, la tangim, ovvero l'osservazione degli astri e delle stelle, benché spesso complementari. Inutile dire che l'astrologo aveva anche bisogno, aveva necessità di avere delle conoscenze almeno di base di astronomia e matematica. Quindi l'astrologo che in epoca araba era chiamato Munajim o Najam, indicava invariabilmente sia l'astronomo che l'astrologo. Possiamo dire che in questo contesto si può distinguere però già dai primi secoli dell'era islamica, uno studio della struttura visibile dei cieli chiamato Ilm al-Ahya, cioè la scienza dell'apparenza, ovvero lo studio della forma, dei moti degli astri, osservati in maniera appunto molto, molto scientifica, si può dire. Mentre un'altra branca, quella che è la nostra astrologia, era chiamata Sina'a al-Ahkam an-Nujum, ovvero l'arte dei decreti delle stelle.
o l'arte dei giudizi delle stelle, da cui poi deriva il termine astrologia giudiziaria, non so se ne avete sentito parlare, è un termine un po' più desueto, però indica questo. Quindi, che cos'è questa astrologia, che cos'è quest'arte? È appunto l'arte di osservare il cielo e di vedere, di capire quali sono gli effetti sul mondo sublunare. La distinzione tra astronomia e astrologia, ripeto, in epoca medievale era un po', in epoca araba medievale era un po' più marcata rispetto a quella della tradizione ellenistica, dove in pratica erano quasi sinonimi, perché diciamo che per motivi di diatribe di ordine religioso, ma anche filosofico, a un certo punto gli astronomi sentirono l'esigenza di, come dire, creare una scienza propriamente araba, arabo-islamica, da distinguere nettamente da quella che consideravano la scienza straniera, era tra le scienze straniere, l'astrologia, e perché quella che ereditarono dall'età ellenistica era sì un connubio tra astronomia e astrologia, ma la parte astrologica era molto, molto preponderante. E naturalmente era molto influenzata, fortemente influenzata, connotata dal pensiero filosofico aristotelico. Quindi, poi comunque ci fu anche l'apporto dell'ermetismo, di elementi neoplatonistici, per cui qual era la base scientifica, l'inquadratura teoretica di tutto ciò? Era quella che i corpi celesti costituivano la causa efficiente di generazione e corruzione nel mondo sublunare. Quindi siamo in pieno aristotelismo. In più, la teoria dell'emanazionismo giustificava il fatto che dai corpi celesti, pianeti, stelle e quant'altro venivano proiettati appunto dei raggi che influenzavano i corpi del mondo sublunare secondo un principio, diciamo, di simpatia. Io ho il video bloccato, non so se mi sentite. Ti sentiamo, sì, Ok, anzi ti io ho vediamo il anche video bene. bloccato. Ah, io invece ce l'ho tutto bloccato, ho tutte e tre bloccati, va bene. Allora, l'importante è che mi vedete bene. Sì, si vede Quindi, molto bene. Vediamo già da adesso, organizzata così, con questo impianto, con questa struttura scientifica, l'astrologia viene ufficialmente riconosciuta tra le scienze. Da Vicenna in poi, inoltre, l'astrologia rientra anche nel novero di quelle scienze occulte, ulum al-Khafiyya, cioè quelle discipline che insieme all'astrologia comprendevano anche la magia, l'alchimia, la spicionomica, l'oniromanzia e poi l'arte talismanica di cui parleremo magari più là. E non solo, anche la medicina. Quindi si vede già da subito come queste due discipline, astrologia e medicina, inizino a collaborare. E quindi il quadro storico è questo, i protagonisti, la città in cui, diciamo, la città che calamita tanti intellettuali di quel mondo è Baghdad, capitale del califfato, che in particolare sotto il califfato di Al-Ma'mun, siamo nel IX secolo, inizio della prima metà del IX secolo, e vede la fondazione di importanti istituzioni scientifiche, che erano le più importanti di tutto il mondo medievale, quindi non parliamo soltanto dei paesi arabo-islamici. Famosa è la Beit al-Hikma, la Casa della Sapienza, un'istituzione appunto scientifica, dove confluivano, dove gravitavano tanti intellettuali studiosi di ogni branca della conoscenza. E la città inoltre ospitava due osservatori astronomici. E non ultimo, Baghdad
fu essa stessa fondata secondo dei criteri e secondo dei calcoli astrologici. E qua siamo nell'ambito di una delle branche dell'astrologia che molto, molta fortuna avrà, soprattutto in epoca araba e grazie agli arabi, che è l'astrologia elettiva, un tipo di astrologia che oggi è molto poco usata, ma che all'epoca era un cardine. E praticamente l'astrologia elettiva era quel tipo di astrologia che serviva per eleggere, per scegliere il momento adatto per intraprendere qualcosa. Che fosse la fondazione di città come Baghdad, che fosse per esempio anche l'inizio più opportuno per ingaggiare battaglia, o anche semplicemente perché partisse una spedizione commerciale, ci si rivolgeva, era uno dei motivi importanti per cui ci si rivolgeva agli astrologi e a questo tipo di astrologia. E dunque, fu attraverso gli arabi che anche in Occidente, come avevo accennato prima, fu possibile finalmente l'accesso al patrimonio della classicità. Quindi le opere che arrivano in Europa arrivano prima con la traduzione araba. Infatti molte opere arabe e tuttora, essendo stato perso l'originale arabo, le abbiamo grazie alla traduzione latina, oltre che anche a quelle in traduzione castigliana. E quindi com'è l'Occidente prima dei contatti con questa civiltà? Dunque, fino al IX secolo si può dire che l'Europa versava in un forte stato di arretratezza culturale. Il patrimonio classico, ripeto, era ancora inaccessibile e le conoscenze in campo astronomico erano alquanto sommarie e molto spesso basate su calcoli inesatti. Tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo le cose iniziano a cambiare, iniziano i primi contatti con la cultura araba che, ripeto, si era espansa fino agli estremi confini occidentali, quindi Andalusia, sud della Spagna. E proprio per il tramite andaluso iniziano a circolare in Europa le conoscenze aggiornate sull'astronomia e l'astrologia. Non soltanto, ovviamente abbiamo anche altre discipline come la medicina, non dobbiamo dimenticare che a Salerno ci fu diciamo una specie di hub della medicina, che era all'avanguardia come tutte le scienze, tutte queste scienze, astronomia, medicina e quant'altro, erano considerate le scienze arabe perché era lì che avevano raggiunto in quell'epoca uno stato di prestigio ancora insuperato. Quindi poi con questo grandissimo movimento di traduzioni si può dire che tra la fine del XII e già il XIII secolo gli intellettuali europei, grazie agli arabi, disponevano di un corpus astrologico completo che comprendeva appunto vari testi, sia di origine ellenistica, sia arabi, su tutte le branche conosciute dell'astrologia. Poi, in un secondo momento, l'astrologia, ricordiamo, verrà insegnata anche in alcune università europee, come Parigi, come Bologna. Perché? Perché il suo status di scienza ufficiale consentiva a questa disciplina di una conformità, ecco, alla filosofia della cosmologia aristotelica, quindi anche qui rappresenta una giustificazione del suo prestigio, della sua autenticità, della sua credibilità. E fu per la prima volta, per esempio, tramite gli arabi che venne introdotta, poi magari ne accenneremo anche più tardi, quest'altra importante branca della storia, che è dell'astrologia, che è l'interpretazione astrologica della storia. Stiamo parlando anche dello studio delle grandi congiunzioni, in particolare quelle tra Saturno e Giove. Noi ne abbiamo avuto una recentemente a dicembre in Acquario, perché già in quell'epoca, in realtà è di antica origine indiana e poi rielaborata dalla scuola in età sasanide dei persiani,
si era visto come queste grandi congiunzioni scandissero i momenti più cruciali nella storia dell'umanità. Quindi anche questa fu una nuova, nuovissima pratica che arrivò anche in Europa. Gli astrologi arabi furono veramente tanti. Diciamo che il più famoso anche nell'Occidente cristiano fu quello che per molti è conosciuto come Al-Bumasar, ed era in realtà Abu Mashar, un astrologo di origine persiana che in realtà scoprì questa sua vocazione. Si dice che iniziò a studiare astrologia dall'età di 47 anni, quindi per la serie non è mai troppo tardi, e sebbene in un'età piuttosto avanzata per l'epoca, e riuscì a diventare uno degli astrologi più importanti. Nella sua opera più famosa, che è la, alla fine dell'VIII secolo, e la sua opera più importante è La grande introduzione alla scienza dell'arte dei decreti delle stelle. E in Italia si trova adesso da qualche tempo anche una traduzione della versione, della piccola introduzione, che è una versione più sintetica, dove vengono esposte tutte, o comunque sì, in maniera molto sintetica, comunque tutto ciò che si sapeva di astrologia in quell'epoca. Quindi le debilità planetarie, le caratteristiche dei pianeti, dei segni, eccetera, eccetera. Bene. Ottimo. Grazie. Leggevo delle interessanti considerazioni, scusami Mattia, perché certo, questo aggancio che fai con la congiunzione di Giove-Saturno, quella che viene chiamata congiunzione, grande congiunzione, anche se poi non è proprio la grande grande congiunzione, secondo alcuni studiosi è esattamente la congiunzione che si vedeva in cielo quando è nato Gesù Cristo. Quindi questi re magi, che in realtà erano degli astrologi che arrivavano appunto dai paesi arabi, sono giunti seguendo questa stella, che in realtà era questa grande luce in cielo data dalla congiunzione di questi due pianeti. Quindi in realtà è molto molto interessante. C'è caduta Francesca? Sì, abbiamo perso un attimo Francesca, sì. Quindi sì. Vedevo... Eccola. Ok, eccola qua. Sono riapparsa, come la comodità. Volevo fare questo, no, non so che cosa sia successo. Però. No, è perché sennò Mercurio non era abbastanza intervenuto. Volevo fare un po' di... Almeno una volta, un problema doveva essere. Almeno, poi... magari si limitasse a questo. Ti prego. Aspettiamo alla fine. E poi un'altra cosa che ho trovato interessante, perché tra l'altro l'abbiamo preparata, però non ci siamo proprio confrontate su tutto, è una citazione a quella che è l'osservazione del cielo negli eventi appunto mondiali. E in realtà questo è un qualcosa che è stato ripreso in quella che è l'astrologia mondiale, che è una delle branche che studia appunto i grandi cicli anche attualmente, e che chiaramente viene letta sotto una chiave moderna, quindi secondo quella che è una chiave archetipica, se vogliamo utilizzare e cominciare a introdurre già qualche termine dell'astrologia, di quello che è stato il cambiamento tra i due tipi di astrologie. In realtà cambia la terminologia, ma vedendo bene quelle che sono le tecniche, quelli che sono i presupposti, prima tu parlavi di mondo sublunare, quindi c'è qualcosa che accade nel mondo sublunare. Il sublunare è assolutamente il mondo inconscio, quindi per noi moderni stiamo parlando di ciò che avviene nell'inconscio. E ciò che avviene nell'inconscio è l'inconscio è quello che, secondo la teoria soprattutto umanistica e psicologica dell'astrologia moderna, è quello che viene influenzato, lo metto tra virgolette, dai pianeti. Quindi è solo proprio, sono due linguaggi che parlano della stessa identica cosa. Quindi beh, certo, la materia è la stessa, semplicemente siamo in due periodi
dove le cose erano, come dicevamo anche insomma, prima, diverse anche a livello percettivo per l'essere umano. Quindi, per forza di cose, l'astrologia moderna poi ha portato l'uomo al centro, cosa che non era mai Esatto. avvenuta prima da allora. Sì, è cominciata Bene. proprio, scusami, No, no, è niente, cominciata rimaniamo proprio avanti l'astrologia con individuale. Vai, vai. la. Allora, mi aggancio proprio a questa cosa per chiedervi. Con la Sì. seconda domanda, e questa volta parte la Francesca, Yes. quali sono le principali differenze della figura dell'astrologo tra le due epoche? Visto che mi ha parlato delle principali differenze dell'astrologia, vediamo un po' la figura dell'astrologo come si è evoluta. Allora, sì, proviamo a delineare la figura dell'astrologo arabo nell'epoca in esame. Beh, partiamo dalla formazione. La formazione dell'astrologo era piuttosto standardizzata. Si partiva sempre dai testi dell'Auctoritas di Claudio Tolomeo, quindi sempre l'Almagesto in arabo, Almagisti e la Tetrabiblos. E molto spesso il neoastrologo, l'apprendista, si affiancava a un astrologo un po' più navigato, con più esperienza, in una sorta di apprendistato. Sia negli aneddoti che nei dipinti, veniva sempre raffigurato questo astrologo con i parafernalia di ordinanza. In sintesi erano il famoso astrolabio, che solitamente è proprio quell'attrezzo, quello strumento circolare in lamina d'ottone, il librone delle effemeridi che consultava e più altri strumenti per appunto prendere l'ora, l'oroscopo, il tempo. Non sempre lavorava da solo, l'astrologo poteva lavorare anche in gruppo, soprattutto nei contesti di corte, quando per esempio c'era una nuova nascita, era ancora, non essendoci i programmi di calcolo automatico, era di straordinaria urgenza dover prendere l'orario esatto della nascita di un individuo. Quindi già vediamo che una delle astrologie più utilizzate dell'epoca, come anche in età moderna, è la cosiddetta astrologia genetiliaca, cioè la stesura del tema natale. E cosa faceva l'astrologo? Dunque, lo status sociale variava di molto. Quelli più fortunati, come il nostro Abu Mashar, che abbiamo citato poc'anzi, avevano la fortuna di avere un patrono e quindi di lavorare all'interno di corti oppure di contesti politici. Molto spesso i califfi, i regnanti, i sovrani avevano anche una squadra di astrologi e di sapienti. Addirittura l'astrologo finiva per diventare anche un consigliere politico, perché ci si rivolgeva all'astrologo per capire quando, per esempio, ingaggiare guerra, ingaggiare battaglia, andare anche per missioni diplomatiche, eccetera, eccetera. Quindi aveva anche questo prestigio che andava anche oltre l'essere astrologo. La maggior parte non aveva comunque la fortuna di avere un patrono. E quindi finiva per fare l'astrologo di strada, proprio letteralmente perché gli astrologi si mettevano nelle vie più battute o magari all'interno dei souk per offrire i propri servigi. Quindi un po' come al mercato si vende la mercanzia, loro vendevano, urlavano i propri servigi. È molto interessante che da molti aneddoti si evince quasi che la maggior parte dei clienti fossero donne. E in un secondo momento, anche questo è insomma, divertente fino a un certo punto, però è molto emblematico di qual era un aspetto di questa situazione. In Egitto si arrivò a interdire la pratica astrologica dalle strade principali.
uno si aspetterebbe per motivi religiosi, in realtà erano molto marginali. La cruda realtà era che, essendo tante donne a rivolgersi all'astrologo di strada a farsi fare l'oroscopo, attiravano spesso l'attenzione di baldi giovanotti che le spiavano, insomma, con la scusa di vedere che cosa stavano facendo, attiravano questi ragazzotti. E quindi creavano delle situazioni non molto decorose per l'epoca. Quindi, vedi, le donne. Però ho scoperto, a proposito di donne e astrologia, preparando questo intervento, facendo le mie ricerche, ho scoperto che esistita anche una donna astrologa. Si chiamava Bauran, vissuta nei primi secoli dell'era islamica, ed era grazie a lei è stato sventato un attacco, insomma, che poteva subire il califfo. Cioè, ci sono sempre i califfi come protagonisti delle nostre storie, come se fossimo nelle Mille e una Notte. E grazie a lei, appunto, che era di una famiglia, di una dinastia di astrologi, che addirittura i suoi antenati avevano fondato Baghdad, riuscì con i suoi calcoli a scoprire che il califfo era in pericolo di vita, e grazie anche al padre a sventare questa cosa qui. Poi, parlando sempre dello status sociale di questi astrologi, di questi personaggi anche molto pittoreschi, soprattutto quando non lavoravano nelle corti ed erano appunto più a contatto con la popolazione, più da strada. Qui si situa anche un aneddoto di un ciarlatano mascherato addirittura da Abu Mashar, che gli fa delle domande. Lui fa finta, questo ciarlatano, di saper leggere le effemeridi, in realtà sta soltanto tirando a indovinare. Poi però, quando Abu Mashar si svela a lui, si inginocchia, gli chiede scusa, anzi lo adora, riconosce, insomma, la sua autorità. E quindi anche all'epoca esistevano gli astrologi, diciamo, di quint'ordine. Niente, insomma, è cambiato per certi versi. Molto spesso esistono anche adesso, magari non sono proprio per le strade, però non tutti sanno Sì, leggere, oggi appunto. son tutti in rete oggi. Esatto. Sono tutti Adesso esperti. la... Sì, E assolutamente. tu Irene, cosa c'è da dirci riguardo la figura dell'astrologo Allora, mi nell'era moderna? sono presa gli appunti. Allora, innanzitutto, non c'è una formazione istituzionale della figura dell'astrologo. È una figura che attualmente non è fuori legge, quindi non stiamo parlando di una professione fuori legge. Rientra tra le discipline regolamentate dalla legge 4 del 2013, quindi c'è un riconoscimento dal punto di vista, diciamo, un riconoscimento trasversale, secondario. Nonostante non ci sia una formazione istituzionale, se avete seguito il discorso che abbiamo fatto io e Francesca e finora, è chiaro che comunque si tratta di una materia complessa, che ha necessità, quindi, di tempo per essere appresa, pazienza e soprattutto di una guida, perché serviva il maestro, serviva la persona che comunque che ti guidasse, serviva il precettore, e serve tuttora, anche se è possibile, magari con tempistiche più lunghe, anche studiare in maniera assolutamente autonoma. Chiaramente dipende da cosa vogliamo studiare. In realtà, la formazione base di un astrologo, che possa dirsi tale, parte comunque dalle basi classiche, dalle basi di astrologia appunto tradizionale, quindi andiamo a riprendere quella che è la tradizione, soprattutto, ciò che si è formato in periodo ellenistico e da lì in poi. Adattandola a quella che è la forma mentis moderna,
quindi è necessario che si sappia di cosa si sta parlando e a seconda di quello che è l'orientamento possiamo più o meno prendere in considerazione, ad esempio, per quella che è la declinazione nell'astrologia umanistica e psicologica del mondo psichico, perché comunque è vero che l'astrologia rientra in qualche modo nelle materie occulte, iniziatiche, ma è anche vero, perché comunque è stata, ha vissuto un revival nel periodo del Novecento, quindi con la diffusione anche della New Age, se vogliamo, quindi con la nascita della società teosofica, con l'inizio delle pratiche anche spirituali, praticate in maniera individuale, perché ricordiamoci che la differenza sostanziale è che io posso fare delle pratiche che mi permettono un'elevazione, che mi permettono di raggiungere un grado di consapevolezza. Questa era una cosa assolutamente nuova rispetto al pre-rinascimento. Quindi se andiamo indietro, quello che perdiamo è proprio questa focalizzazione sull'individuo. Generalmente il calcolo, la parte del calcolo è la parte che dovrebbe preoccupare un po' meno, perché attualmente abbiamo i calcolatori, abbiamo i computer, abbiamo i programmi, ma nonostante ci siano i programmi è necessario conoscere quelle che sono le basi anche astronomiche, quindi in realtà l'astrologo dovrebbe essere in grado, non dico di leggere completamente, di indicare con precisione tutti i punti luminosi del cielo, ma con telescopio alla mano dovrebbe essere in grado, se non altro, di indicare i principali. La Luna almeno, capire in che fase si trova la Luna, quello sarebbe assolutamente necessario. Facendolo sia sul tema natale, facendolo con la carta natale, che appunto nell'osservazione, perché comunque stiamo parlando di una pratica che è di osservazione del cielo. Noi partiamo dall'osservazione, che è un'osservazione della natura. Non essendoci qui una differenza tra l'astrologo arabo, e quindi anche l'astrologo antico, e l'astrologo moderno, è che non essendoci una causazione, quindi non essendoci una causa dei pianeti che causano effetti malefici, non abbiamo pratiche, almeno in Occidente, perché poi in India in realtà ci sono, non abbiamo pratiche di scongiuro e di aggiustamento, diciamo, degli influssi nefasti, come ad esempio l'utilizzo di talismani o nel caso appunto di quella che è la pratica Jyotish, di pietre e metalli che vanno ad attenuare appunto, o anche il famoso braccialettino che Sri Yukeshwar ha fatto indossare a Yogananda, ad esempio. Quello è una classica dimostrazione di una pratica di scongiuro ed è il famoso braccialettino astrologico. Perché si studia astrologia? Perché l'astrologo fa l'astrologo al giorno d'oggi? Allora, innanzitutto lo fa per un motivo di conoscenza delle leggi del cosmo, di ciò che interrela le parti, ma ancora di più lo fa per capire la propria posizione in relazione al cosmo, quindi lo fa per conoscere se stesso, quindi non tanto per conoscere l'evento e evitare l'evento, ma come diceva l'astrologo inglese Howard Sasportas, per imparare a collaborare con l'inevitabile, perché è vero che non c'è una causazione, ma studi che sono stati portati avanti in epoca recente anche da Richard Tarnas e anche da Stanislas Grof, che ha fatto proprio uno studio sugli stati di coscienza che alcuni transiti hanno sulle persone, lui utilizzava anche le sostanze psichedeliche, quindi diciamo persone diciamo particolarmente reattive, l'effetto c'è assolutamente. Qual è il principio? Un principio assolutamente di, se vogliamo definire, di sincronicità, quindi si parte dall'osservazione fondamentalmente di cosa avviene dentro di noi. Non abbiamo ufficialmente coinvolgimento dell'astrologo dal punto di vista degli intrallazzi politici, ufficialmente, perché
Ufficialmente. Ufficialmente, diciamo così. Per quanto riguarda la clientela, quello che è il bacino d'utenza delle persone interessate, inizialmente anch'io pensavo che fosse soprattutto per un pubblico femminile che è in qualche modo più interessato a certe tematiche. In realtà questa cosa è stata completamente smentita, perché almeno su quella che è la mia esperienza, quello che è anche l'interesse dimostrato in questi anni per quello che porto avanti, abbiamo veramente uditori e astrologi e astrologhe, quindi assolutamente equiparato. In più, aggiungo questa cosa sull'astrologia elettiva, su quello che è l'utilizzo, quindi di quella che viene definita nella declinazione dell'astrologia oraria, che è l'astrologia utilizzata per avere delle risposte immediate, e l'astrologia elettiva, che è ad esempio per l'elezione del momento propizio per fare qualcosa. In realtà è vero che oggigiorno non è utilizzata e non fondiamo le città sulla base dell'elezione, ma c'è comunque una buona, buonissima pratica, anche attraverso il recupero di fonti. Per quanto riguarda ad esempio l'oraria, assolutamente il Tetrabiblos è una delle basi, o William Lilly anche, per quanto riguarda appunto l'applicazione dell'oraria. Attualmente e in epoca moderna, faccio un nome perché me l'hanno chiesto, faccio i nomi di questi astrologi. Una delle astrologhe più brave che abbiamo in Italia è la Patrizia Nava, che si dedica appunto a quella che è l'astrologia catarchica, quindi oraria e elettiva, in maniera assolutamente professionale. Quindi viene proprio, si può contattare l'astrologo anche per vedere: voglio far partire questa impresa, qual è il momento più propizio, e quindi si va a fare proprio il calcolo secondo i metodi che sono i metodi antichi. Sì. Bene, grazie mille, diciamo, entrambe. Dimmi, Francesca. Volevo dire soltanto che il tipo di astrologia in epoca arabo medievale era molto più deterministica rispetto a quella odierna. Figuriamoci che persino Tommaso d'Aquino criticò l'astrologia araba per l'eccessivo determinismo. Lo vediamo anche in vicende, per esempio, che adesso sono molto tabù, come quelle legate alla morte. Alla determinazione appunto della morte di un individuo. C'è un simpatico aneddoto tra i tanti che costellano l'astrologia araba, che riguarda un astrologo famoso che è Ibn Yunus, egiziano, vissuto tra il X e l'XI secolo, e che in pratica riuscì con sconcertante puntualità a prevedere il momento, il giorno, il momento della sua morte. Cosa fa invece di disperarsi? Si chiude nella sua casa del Cairo le settimane prima dell'evento si dedica alla preghiera e a recitare sure coraniche, finché non arriva, uguale secondo i suoi calcoli, il momento della sua morte. C'è una domanda che vedo. Allora, posso, Mattia, perché è interessante. Si dice che la grande congiunzione del 7 avanti Cristo, la stella di Betlemme, fosse stata una congiunzione tripla. Cosa significa tripla? Allora, no, in teoria è una congiunzione di Giove e Saturno. Mi sembra di ricordare che il tripla fosse riferito al fatto che comunque questi due pianeti, per moto retrogrado e diretto, hanno avuto tre congiunzioni nell'arco di pochissimo. Adesso io non mi ricordo, dovrei andare a rivedere, però dovrebbe essere una cosa di quel tipo lì. Mi affascina molto il racconto gossip che ha fatto Francesca dell'approccio con la morte, perché mi posso immaginare, sarebbe da aprire una grande parentesi su questa cosa, che è una delle domande tra l'altro che fanno spessissimo
sull'utilizzo dell'astrologia per vedere. E che all'epoca sì, era anche era abbastanza normale. Era abbastanza comune, molto più comune di quanto pensassimo, chiedere oltre al matrimonio, ai figli, eccetera, eccetera, anche il momento della propria morte. Bene, andiamo avanti con la prossima domanda e intanto ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che nel caso in cui siete interessati ad approfondire gli argomenti trovate dei link alle pubblicazioni riguardo astrologia moderna e astrologia araba che vi possono sicuramente essere utili per approfondire quanto stiamo trattando stasera. Passiamo ora a una domanda un po' clou, diciamo, riguardo questo argomento. Esiste un approccio iniziatico all'astrologia moderna e all'astrologia araba, cosa che abbiamo già forse introdotto un po' prima. Sì. E se sì, quali sono le differenze tra i due approcci? Ok, allora io mi riallaccerei, visto che abbiamo portato l'ospite inquietante, a quella che è il concetto della morte, quindi quello che è il concetto di iniziazione. Dobbiamo intenderci sul termine proprio iniziazione, quindi all'interno di un percorso. Uno dei grossi temi di un percorso iniziatico che possa definirsi tale è proprio anche il confronto con la natura finita, la natura diciamo transitoria dell'essere umano e col venire a patti appunto con questo tema. Quasi tutti gli orientamenti iniziatici occidentali, e abbiamo visto soprattutto quello che è stato il revival del periodo del 1900, quindi quello che è il periodo occultista che ci lasciamo alle spalle, inseriscono all'interno del proprio percorso, per motivi che ben si possono capire, anche l'astrologia e la meditazione sul proprio tema natale. Cos'è il tema natale? Il tema natale è la rappresentazione grafica in 2D di quello che è il cielo al momento della nascita. Esso rappresenta una sorta di yantra personale, se vogliamo, una sorta di mappa. E soprattutto anche in quelle in forme di trasmissione iniziatica, anche tradizionali, lignaggi anche antichi, non necessariamente occidentali, può esserci anche una precisa richiesta da parte del maestro o dei maestri di farsi fare il tema natale, per andare a vedere quelle che sono appunto le predisposizioni e quelle che possono essere i limiti di una pratica. Mi viene in mente ad esempio che anche conoscere il momento del proprio concepimento, quindi quello che è, quindi più che la nascita, quindi il tema di nascita, risalire addirittura al momento di concepimento per vedere quella che è la direzione spirituale. Quindi in realtà sono tutte pratiche che sono fatte tuttora. C'è una grossa differenza, una grossa discrepanza tra quella che è l'astrologia seria, praticata seriamente, che quindi comporta studi, e quella che è la diffusione giocosa, se vogliamo, scherzosa, che vediamo online. Ad esempio a me è capitato di essere contattata anche da persone iniziate o comunque all'interno di un percorso iniziatico di qualche tipo, che desideravano proprio magari in particolari fasi del proprio percorso approfondire alcuni aspetti o alcuni pianeti, perché comunque ancora oggi in quelli che sono i percorsi spirituali si lavora con le energie planetarie, si utilizzano le energie planetarie, quindi sapere di avere un pianeta posizionato in maniera esaltata o debilitata sicuramente dà un elemento in più per lavorare su di sé. Quindi questa è una pratica che viene proprio fatta oggigiorno, quindi
in realtà c'è, anche se poi non lo si confessa, perché chiaramente la magia sono cose da persone credulone, e quindi c'è una certa resistenza a dichiarare lo studio, l'approfondimento delle materie esoteriche. Volendo dare una lettura meno addentro, quindi meno tecnica, diciamo che anche il lavoro sul proprio tema natale come mappa di scoperta e di lavoro sulla base psicologica, quindi per la scoperta di quelli che sono i complessi psicologici, le predisposizioni, il contatto, la direzione per raggiungere il sé e l'individuazione, rappresenta un buon percorso che non ha niente da invidiare, diciamo, a un percorso iniziatico magico tradizionale. Quindi sono d'accordo. Assolutamente. Volevo fare questo un altro discorso legato, perché mi è rimasta questa cosa della richiesta dell'orario di morte, del giorno della morte, la durata della vita. Anche nelle pratiche, perché comunque si tratta di tecniche, quindi è solo da andare a prendere i testi classici, studiarli, ci sono tutte le indicazioni per scoprire la durata della vita, il momento della morte, eccetera, eccetera. Anche se in realtà bisogna definire, come hanno già fatto astrologi moderni che si sono occupati appunto di questi temi, come ad esempio Gary Warren Price, che ha scritto un articolo proprio su quello che è il calcolo della durata della vita. In realtà noi non sapremo mai la data della morte, noi possiamo calcolare un momento critico. Ma sapendo che comunque l'occidentale medio ha dei grossi problemi anche ad accettare il fatto di dover morire, il fatto di rivelare il momento critico nella maggior parte dei casi non è mai una buona idea. Quindi generalmente un astrologo serio, moderno, di fronte a queste domande non risponde per una questione proprio di etica. Perché comunque non abbiamo, mentre Francesca prima lo diceva, era normale fare una previsione e vedere la durata della vita, perché comunque ti potevi preparare, avresti potuto dedicare settimane, mesi alla pratica spirituale, quindi era semplicemente un evento inserito nella normalità. Attualmente, se qualcuno ti chiede quando è che morirò, generalmente lo fa per cercare di sfuggire all'evento e vivrà il periodo che manca a quella data, che è comunque una data non certa, con apprensione, angoscia e fondamentalmente rovinandosi la vita. Quindi ha senso fare una previsione, quindi andare a fare un calcolo di questo tipo, solo se attorno all'idea e alla morte si può costruire l'ars moriendi, quindi dedicare una vera e propria pratica a quel evento che ci aspetta tutti. Ci stiamo arrivando molto lentamente con quelli che sono anche gli studi, le pratiche tanatologiche, quindi di avvicinamento al momento della morte, però è uno degli scogli più grossi, perché chi intraprende un percorso magico oggigiorno 90 volte su 100 lo fa per esaltazione, per acquisizione di potere, per esaltazione della vita. Anche se poi in tutti i percorsi iniziatici, in tutte quelle che sono le fasi del percorso iniziatico, sempre il percorso ha un momento di esaltazione e di annichilimento, morte e forse rinascita. Quindi in realtà c'è tutto, ma a livello di forma mentis l'occidentale medio fa molta molta difficoltà. Quindi anche se ci sono le tecniche, io personalmente una risposta del genere non la darei mai. Sì, in India fanno riferimento all'età per la morte, assolutamente sì, perché comunque il rapporto è assolutamente diverso con quel momento. Quindi Francesca, invece, per quanto riguarda sì. l'araba. Beh, sì, rilacciandomi al discorso che faceva Irene,
nell'epoca araba medievale c'era sicuramente un'idea di molto forte di destino ineluttabile, destino come forza esterna che in qualche modo si subisce anche serenamente, come nel caso del nostro astrologo Ibn Yunus, che attende ovviamente in maniera pia il momento della sua morte, cosa forse impensabile appunto in epoca moderna. E, riscontriamo secondo me questa filosofia, è molto visibile anche nella stessa pratica astrologica. Sicuramente forse qualcuno di voi avrà sentito parlare delle famose parti arabe. Le parti arabe sono dei punti del tema natale non scendo nei dettagli né nei tecnicismi, però sono il risultato di un calcolo tra l'ascendente e alcuni pianeti significatori di una particolare situazione che si vuole indagare, e sono molto connesse all'idea di destino. Perché? Che cosa vai a vedere con le parti arabe? Che tra parentesi, in realtà originariamente arabe non sono, e nell'astrologia ellenistica già esistevano, si chiamavano sorti, e erano poche. La più famosa era la parte di fortuna, o il punto di fortuna. Ma gli arabi aggiungono almeno un 150 parti in più, magari 150 no, però sicuramente intorno a un centinaio, che ti vanno a dare informazioni su qualsiasi cosa. Oltre alla parte di fortuna abbiamo la parte dello spirito, abbiamo la parte della morte, quindi un punto che non solo puoi avere in bilancia in decima casa, quindi non so, potrebbe essere una morte pubblica, sto sparando, dipende dai significati appunto del segno in cui cade quel punto e la casa astrologica e quindi il contesto mondano in cui si appunto concretizza. Non so, c'erano ovviamente la parte del matrimonio, sono tuttora, non tutte, tuttora usate, però diciamo che gli arabi ebbero il merito di calcolarne tantissime, c'era addirittura anche la parte della prigionia. Tu sapevi in che misura potevi essere preso prigioniero, in che condizione, se potevi anche essere liberato, perché dipende dagli aspetti che faceva a questo punto con gli altri pianeti, ti dava indicazioni anche su come te ne uscivi. Forse il nostro Beniamino Abu Mashar fu attraverso il calcolo della parte di prigionia che riuscì in un periodo di indigenza, ecco, di bassa fortuna, in cui, come tanti altri astrologi, andava presso le carceri a offrire gratuitamente i servigi ai carcerati, gratuitamente, perché se indovinavano, prevedevano con esattezza il momento del rilascio, venivano poi ripagati. C'era anche un senso dell'onore molto forte, perché vorrei vedere adesso che... offrire consulti per essere ripagati dopo, anche in condizioni un po' più normali, è qualcosa di sconsigliabile, però siamo in un'altra epoca, e vi dico, questa sembra una cosa sempre da mille e una notte, Abu Mashar si recò in carcere dove era in catene il futuro califfo al-Muqtada, che siamo nel sempre... non mi ricordo gli anni esatti, questo qui governò 4 anni e morì a 24 anni. Quindi, predisse il momento del suo rilascio, scusate. Effettivamente poi, dopo un po', fu rilasciato, al-Muqtada si ricordò di questo astrologo e lo fece astrologo di corte. Abu Mashar infatti fu uno dei pochi fortunati che riuscì ad avere una posizione di prestigio. Tra l'altro, e gli astrologi all'epoca venivano pagati anche piuttosto bene, venivano pagati mensilmente. E c'era per esempio Saladino, più conosciuto come Saladino, che pagava il suo astrologo di corte 30 dinar, lo stesso stipendio del suo medico, per farvi capire quanto erano considerati. Comunque, tipo un po' che invidia, sì. No, scusate se ho un po' divagato con questi aneddoti, però no, anche sono bellissimi. In che contesto ti viveva. No, infatti sono belli e poi ci fanno capire quanto sempre
gli approcci alle materie astrologiche, come qualsiasi altra cosa, siano per forza di cose collegati ai tempi e alle cose che si potevano vivere. Esatto. Quindi effettivamente all'epoca c'erano meno possibilità di, diciamo, di vita, e queste meno possibilità erano in un certo senso maggiormente identificabili, mentre esatto. Invece oggi siamo nell'era proprio della mente, da scoprire, da indagare giorno dopo giorno, quindi le cose si sono molto molto complicate, in un certo senso, ecco, quantomeno per l'individuo. Bello, ottimo, vi ringrazio. Adesso cerchiamo di stringere sulle ultime due domande, che poi volevamo lasciare un pochettino di spazio al pubblico. Partirei appunto con la seconda porzione della domanda legata all'ambiente iniziatico e magico, chiedendovi qual è la relazione tra magia e astrologia nei due sistemi presi in considerazione. Quindi meno iniziatico, per farci capire da chi ci sta seguendo, ma più pratico e magico. Sì. Partiva la Francesca, giusto? Sì. Vai, Fra. Sì, 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 sì. Allora, se devo pensare a astrologia e magia nell'epoca considerata, non posso che pensare a, alla magia astrale compendiata in un famoso testo che è il Picatrix, molto conosciuto, uno dei, forse il manuale magico o antologia ermetico alchemica più conosciuto, più utilizzato durante il Medioevo, e alla base della anche delle poi come influenza del Rinascimento. Il Picatrix fu diciamo il ricettario di base, ma anche la base filosofica di quelli che saranno i grandi iniziati del Rinascimento. Sono debitori del Picatrix, Pico della Mirandola, Ficino. Quindi siamo di fronte praticamente a un testo che un ricettario, si potrebbe dire un grande ricettario, che appunto condensa nelle sue pagine e tutto ciò che si sapeva all'epoca in materia di magia astrale. Che cos'è la magia astrale? La magia astrale è l'applicazione, una delle applicazioni pratiche dell'astrologia, che riguarda l'azione di informare, di dare vita a qualcosa che implica lo sfruttamento dei raggi dei pianeti, delle costellazioni, delle stelle e quant'altro. E a quale fine? Al fine di caricare magicamente un oggetto, il cosiddetto talismano, e sulla base appunto di corrispondenze tra lo scopo che ci si propone e il pianeta, la forza planetaria, lo spirito planetario che corrisponde, che presiede a quella materia che mi riguarda. Quindi voglio fare innamorare due persone, faccio due talismani di Venere, sfrutto i raggi, secondo la terminologia dell'epoca, di quel pianeta lì, di quegli spiriti lì, e cosa faccio? Attendo una particolare configurazione planetaria, cosa molto complicata, perché non bastava che la Luna fosse in quel segno lì, doveva essere anche libera da aspetti con i malefici, ovvero Marte e Saturno. Magari l'ascendente, nel momento in cui io fabbricavo questo oggetto, questo talismano, doveva essere in un segno conforme a quella materia che volevo, appunto, che era il mio scopo. E cosa facevo? Non mi limitavo quindi a aspettare il momento più adatto, ma dovevo procurarmi anche i materiali più adatti rispetto a quel particolare pianeta, quindi magari il rame per Venere, ma a volte c'era anche l'oro, dipende. Quindi va da sé che sia per i materiali, sia per anche lo sforzo e le conoscenze che ci volevano, si capisce che era un'impresa
non facilissima, perché se io dovevo fare, una volta mi si richiedeva per fare un talismano, la posizione di Saturno, per esempio, in domicilio è un'esaltazione, vuol dire che se Saturno doveva essere in quel segno lì, avrei potuto anche aspettare anni e anni, anche 10 anni, più di 10 anni. Quindi erano delle diciamo, condizioni innanzitutto si devono sapere. Io prendo come frase molto emblematica una contenuta in una delle epistole della Ikhwan Safa, i fratelli della purità, che era una confraternita segreta, esoterica, islamica, operativa tra l'VIII e il X secolo, che esposero poi i loro insegnamenti, appunto, la loro summa filosofica ed esoterica in una serie di epistole. In una di queste si diceva: la magia non può essere praticata senza conoscere l'astrologia. Quindi, capiamo che era molto chiaro in quell'epoca che la magia e l'astrologia doveva essere propedeutica alla magia, specialmente nella magia astrale, che era molto diffusa e che riguardava l'arte dei talismani, che è proprio quella, appunto, che ho spiegato, di creare dei talismani. Cosa che si può creare anche adesso, non so se in quanto viene praticata, però Viene è praticato. difficile, ma fattibile assolutamente. E, sì, molto, anche lì molto pittoreschi a volte gli usi di questi talismani, perché si va dall'evergreen di far innamorare due persone, far separare due persone, a quello per esempio di far scappare e far fuggire dei carcerati dalle prigioni. Ora, è emblematico di quali erano le esigenze dell'epoca. Diceva Mattia, non è che ora, anche adesso può essere utile una cosa del genere, No, va bene. per delle società al limite con la legalità, Ma anche magari, la sai, nostra, sì. no, Invece, tanto che l'astrologia elettiva. diciamo, per affrettare la presta libertà dei carcerati, e si può sfruttare anche un talismano. Quindi è sempre bello, perché queste cose ci danno anche un'idea molto più tangibile, molto più concreta di quello che era la realtà autentica dell'epoca, Ah, in sì. questi tempi. Perché la critica letteraria sta sempre un po', diciamo, su un piano più astratto, però se si va proprio a immaginare che cosa voleva dire fare un talismano così, immaginare anche le condizioni, non con l'occhio del moderno, ma proprio immedesimarsi, che è la cosa più difficile nella mente, degli antichi, è un'esperienza, secondo me, molto, molto suggestiva. Molto, assolutamente. Credo che sia anche la base, secondo me, del capire le basi astrologiche, cioè avere la capacità di saper meditare e ritornare con la mente a una concezione del cielo che oggi è totalmente diversa, Esatto. quindi rendersi conto di come doveva essere vivo il cielo sopra di noi, senza luci. Immaginiamo i Sì. pianeti come potevano Esatto. spiccare sulle stelle, cioè sono tutte immagini che una persona interessata all'astrologia dovrebbe affrontare per capire veramente il significato anche del termine influenza planetaria, perché lì secondo me doveva veramente sembrare un'influenza. Ecco, questo è Assolutamente. interessante. Irene, invece per quanto Infatti mi riguarda... Intanto sì, vi mi, ri... ringrazio per tutto quello che ci state dicendo. mi ricollego proprio a quello che diceva Francesca, del fatto che non c'è opera magica senza astrologia. Non è possibile, ma anche oggi non è possibile parlare di magia senza conoscere le basi dell'astrologia. Allora, una cosa che mi premeva dire è: cosa intendiamo oggi noi quando parliamo di magia? Cosa
qual è la definizione di magia che viene comunemente, come viene comunemente intesa da noi. Secondo una definizione che io amo particolarmente, è magia la capacità di causare delle modifiche alla realtà sulla base di quella che è la nostra volontà. Detta così sembra semplice, il punto è che bisogna riuscire prima di tutto a capire qual è la nostra volontà. Quindi l'astrologia, ad esempio, è uno strumento utile per comprendere chi siamo, al di là di quelle che sono le proiezioni dell'ambiente in cui cresciamo, di quelle che sono le aspettative sociali, di quello che è anche la nostra storia personale. Quindi ci permette di allacciarci a una descrizione, che è la descrizione dei pianeti contenuti nel tema natale, e dare una narrazione che è archetipica, perché noi ricordiamoci che comunque stiamo parlando di una materia che è un prodotto dell'essere umano, quindi è un riflesso della struttura dell'essere umano e riflette un qualcosa di cui l'essere umano ha esperienza. Quindi quando l'essere umano parla dell'energia di Saturno e ci descrive l'immagine archetipica collegata a Saturno, sta dando una descrizione di un'immagine archetipica comune a tutti gli esseri umani, che è di un determinato tipo e con cui si può appunto entrare in relazione. Quindi già questo dà un'idea, anche se in realtà, come diceva Francesca, anche oggigiorno si può fare magia talismanica, si può fare magia astrale, quindi anche attraverso l'utilizzo, la raccolta di erbe, la raccolta di quindi il lavorare anche determinate pietre, ad esempio in determinate fasi. Quello che cambia è la percezione di come io posso interagire con la mia realtà. Quindi qual è il cambiamento che io voglio provocare? Perché un conto è io voglio piegare i fatti fisici, voglio imparare a volare, io riuscirò a volare piegando quindi quelle che sono le leggi fisiche. Ovviamente questo è fattibile, ma non nel modo in cui noi immaginiamo. Ad esempio faccio un talismano per volare, e magari vinco un viaggio in aereo fino negli Stati Uniti, tanto per darvi un'idea di come funziona, perché comunque siamo inseriti in un contesto che è diverso, è differente rispetto a quello di un tempo. Oggigiorno comunque si utilizzano le parti arabe, si utilizza la magia astrale, e tutto viene utilizzato. Vi porto un esempio di quella che è una corrente magica modernissima, che è quella della Chaos Magic, che prende e che utilizza tutto quello che è nella storia magica e spirituale, basandosi sull'idea che comunque l'uomo è al centro, quindi sono io che interagisco con quello che avviene dentro di me, e quindi di converso con quello che accade fuori. Quindi abbiamo proprio a che fare con il mettere l'uomo e la donna al centro della pratica. Quindi questi simboli che vengono interpretati, questo sole che viene interpretato come centro del sistema solare, è la volontà, è il sé, è l'uomo che si pone al centro del proprio sistema solare con tutte le energie planetarie che sono la rappresentazione delle funzioni psicologiche, ad esempio. In altre epoche le avrebbero descritte in un altro modo. Quindi questo è l'apporto. Chiaramente io parlo a titolo personale, dando una lettura, non tutti gli astrologi moderni sono caoti, quindi non tutti praticano magia astrale, ma accade anche oggigiorno, quindi le basi sono comunque quelle che prendono il via dalle conoscenze che noi abbiamo. Sì, diciamo che oggi abbiamo la possibilità di utilizzare tutto quello che c'è stato prima, e quindi siamo i grandi sperimentatori, noi forse della nostra epoca abbiamo la possibilità di trovare dietro di noi tantissime applicazioni. Bene, l'ultima domanda prima di partire con qualche domanda da chi ci ascolta.
qualcosina di un pochettino più curioso e leggero, se vogliamo. Come era vista l'astrologia araba dall'Islam e come è vista oggi? Per quanto invece riguarda l'astrologia moderna, come è vista oggi dalla religione cristiana? Non è leggero, in realtà. No, non è per niente leggero. Sarebbe materiale per un'altra diretta intera, perché non c'è... Cercherò di condensare, guarda, il più possibile, perché c'è veramente tanta roba. In generale possiamo dire così che... per quanto riguarda la concezione dell'astrologia da parte dell'Islam nel mondo religioso islamico, dobbiamo tenere conto di un'eterogeneità di posizioni. Parlo sia in epoca medievale sia in epoca moderna. Del resto il dibattito comunque filosofico nell'Islam, all'interno dell'ecumene islamica, è più vivo, cioè, è sempre stato molto vivo. Basti pensare che esistono 4 scuole giuridiche che su molti temi sono stati nel corso della storia anche profondamente in disaccordo. Prima di capire che cosa l'Islam pensa dell'astrologia, dobbiamo capire che tipo di astrologia andiamo a esaminare, soprattutto in merito agli scopi dell'astrologia. Perché la questione è questa, fino a che punto, dov'è che finisce l'interpretazione dei segni del cielo, che sono i segni che Dio ha posto sul cielo, il Corano ne parla, il Corano parla dei segni, anche dei segni zodiacali, che chiama Buruj, le torri, fino a che punto l'astrologo lecitamente può interpretare quei segni e i suoi effetti nel mondo sublunare. E fin dove inizia invece la divinazione, la parte divinatoria, la predizione, che invece quella è ufficialmente riconosciuta come haram, proibita da tutte le scuole giuridiche. Il nodo della questione è questo, quindi, perché in generale si può dire che l'astrologia è stata largamente accettata sia per ragioni anche religiose, perché in virtù della considerazione speciale che il cielo e le stelle hanno sempre avuto nel mondo arabo-islamico, e a partire anche dall'epoca preislamica, perché gli arabi preislamici, che erano pagani, erano già osservatori delle stelle. Tra gli idoli, tra le divinità che adoravano, c'erano 360 idoli, si dice, all'interno della Kaaba, prima dell'avvento dell'Islam. C'erano delle divinità che erano anche divinità stellari, planetari, collegate quindi ai flussi planetari. Quindi è un po' come se ce l'avessero nel DNA. Poi c'è da dire anche che, benché la predizione nell'Islam appunto sia soltanto una cosa che è una conoscenza disponibile solamente per Dio, c'è da dire che per quanto riguarda l'astrologia le cose hanno seguito una piega un po' diversa, perché l'astrologia, anche in realtà anche in Europa, però nel mondo islamico, ha avuto una giustificazione strutturata, organizzata su basi scientifiche di quello che erano poi i vari le pratiche proprio astrologiche. Quindi sì, c'è quell'influsso del pianeta lì, però io te lo posso giustificare, te lo posso spiegare seguendo dei rigidi procedimenti razionali, inquadrandolo in una tradizione filosofica, che può essere quella aristotelica, può essere quella neoplatonica, eccetera, che non è non va in contrasto, quindi anche un'operazione filosofica che loro facevano, un'operazione anche giuridica, perché in questo modo riuscivano a dare liceità a quella pratica lì. Quindi non ci fu mai una caccia alle streghe riguardo agli astrologi. Nonostante ciò, l'astrologia è stata molto spesso, in base alle scuole giuridiche e ai singoli filosofi, eccetera, è stata criticata, se non proprio apertamente condannata. Per esempio, sì, le correnti ovviamente un po' più, come dire... Non voglio addentrarmi troppo poi nelle scuole giuridiche, perché altrimenti sforiamo troppo, però posso dire che coloro che erano a favore erano per esempio i Fratelli della Purità, che ho citato prima, quindi erano dei pensatori, delle scuole inserite in un contesto esoterico, comunque borderline.
e poi tutti gli altri avevano di che dire. Diciamo che finché non toccava la divinazione, era, diciamo, poteva anche andare. Quindi tutto il succo è questo. Che cosa è successo però? In realtà, uno pensa nell'Islam, qualsiasi cosa è sempre colpa della religione, ovunque è sempre causa della religione. Per quanto la religione pervada ogni aspetto della società, c'è da dire che il mondo arabo-islamico ha scontato, diciamo, gli stessi effetti che abbiamo scontato anche noi durante l'illuminismo. L'illuminismo è penetrato anche lì per vie traverse e appunto ha avuto lo stesso, ha promosso lo stesso atteggiamento denigratorio nei confronti di tutte le pratiche della tradizione islamica. Quindi non soltanto l'astrologia, parliamo anche dell'alchimia, parliamo della magia, anzi non ne parliamo, e la geomanzia, insomma, tutte queste pratiche occulte, come dicevo prima, fanno tutte parte delle scienze occulte. È che in un'ottica modernista e modernizzante sono state ostracizzate, e non soltanto quindi in ambito secolare, ma persino il revival islamista, quindi quello del wahhabismo, del salafismo, le correnti molto più integraliste che tuttora in certi paesi sono predominanti, già dai primi del Novecento avevano condannato, erano intenzionati proprio a espellere qualsiasi cosa che avesse odore di eterodossia e che veniva tacciata come superstizione. Quindi abbiamo una condanna che usa lo stesso linguaggio dell'illuminismo e del positivismo. Quindi tutto ciò che è antico, che sono pratiche antiche, non soltanto sono haram secondo un profilo giuridico, ma sono superstizioni. È successa una cosa, e poi chiudo perché è molto interessante. Sempre preparando questo intervento, io sono venuta a sapere che è oggetto di studio accademico un particolare fenomeno che è, insomma, in auge da qualche anno a questa parte. Tra le conseguenze, diciamo, di questo processo di marginalizzazione c'è stato anche l'emergere di nuove espressioni di occultismo, ma derivanti dall'Occidente, quindi un'occidentalizzazione dell'esoterismo. E settori e segmenti della società arabo-islamica, appartenenti magari alle classi più alte, più agiate, più secolarizzate e meno, diciamo, meno religiose in senso tradizionale, hanno avuto un accesso particolare a delle correnti della neurospiritualità, quali per esempio la Wicca, lo spiritismo, la New Age, il misticismo quantico, perché anche questo ha fatto molto. E che cosa è successo? Diciamo, la moda di queste correnti qui, nuove per la società islamica, ha portato a un'ulteriore soppressione, nonché derisione, di tutte quelle pratiche, appunto, quelle scienze occulte, della tradizione. Perché anche qui venivano viste come espressione di irrazionalità, anche disperazione da parte delle classi subalterne. Vediamo che in maniera del tutto inedita, certe deviazioni della cosiddetta New Age, se no la New Age pure, ha sortito degli effetti. Come dire, antitradizionali, ma che ha fatto sì che questa tradizione antica di queste scienze, perché erano considerate delle scienze nel Medioevo, non venisse nemmeno, diciamo, recuperata anche in ambito accademico. Quindi per lungo tempo sono sempre state trattate come ma sì, era roba di quei creduloni, quegli arretrati. Un po' perché c'è, per tanti motivi di cui non sto più a spiegare, in molti paesi arabi c'è stata, soprattutto nel Novecento, un'esaltazione della modernità, anche con derive un po' estremiste, come
Sì, questo forse. Perché secondo me è molto interessante perché non appartiene solamente a quel mondo lì, se mi è lecito dire. No, infatti. Verissimo, verissimo. Infatti, la Invece magia, per. per dire una cosa che. No, vabbè, concludo perché così mi riallaccio anche all'Occidente, quindi facciamo getto quest'ultimo ponte. E non è che la magia è scomparsa, la magia continua a esistere anche nei paesi del territorio arabo-islamico, solo che sono relegate, magari sono anche legate a gruppi etnici come non so, i berberi o anche altri, che sono però legati anche da una tradizione esclusivamente orale, quindi è difficile per noi, in assenza di fonti scritte, e capire veramente che cosa fanno, che cosa utilizzano e anche avere un accesso diretto è quasi impossibile se non sei appunto se non appartieni al clan. Non ci deve stupire perché anche in Europa è sempre stato così. Non è che il sapere di quella figura sapienziale che era la strega, quindi parliamo di stregoneria occidentale, non era. Dovremmo fare un'altra puntata. Sì, perché parliamoci chiaro, difficilmente una strega lasciava fonti scritte, lasciava diari, lasciava testimonianze. Già era difficile che sapesse scrivere, aveva un altro tipo di Cultura, sapere, sì. di cultura, certo. E di Quindi tutto trasmissione. il mondo è paese. Sì. Grazie Francesca. Chiudiamo Beh, con Irene. ambito cattolico, cristiano cattolico, più o meno la stessa identica cosa, quindi non mi dilungherò. In realtà, cioè già il fatto che comunque la nascita del Messia, del profeta, del Cristo sia preceduta da una stella che venga accompagnata da dei magi, che erano astrologi, già dovrebbe darci un'indicazione che tanta avversione per l'astrologia in teoria non dovrebbe esserci. E in effetti, se noi pensiamo al passato, molti papi del passato, accanto al medico, il capo, il cuoco, il teologo, c'era anche l'astrologo. Quindi in realtà era una figura che fino a un certo punto, per un periodo, c'è stata. Quello che penso, perché in realtà non è che sono particolarmente esperta di quello che è la dottrina cattolica, ma quello che, secondo anche quello che ha scritto un giornalista italiano, che è Vittorio Missori, in realtà l'atteggiamento del cristianesimo nei confronti dell'astrologia non è di chiusura. Anche quando noi sentiamo il Papa che dice no, gli astrologi, no, i maghi, quello che viene condannato è sempre, come per riallacciarmi a quello che diceva Francesca, la superstizione, quindi qualcosa che possa sostituirsi nella mente del fedele alla fiducia totale nella divinità, nella provvidenza, nel percorso cattolico, cristico, ma il fatto di vedere l'universo come animato, quindi vedere l'universo come creatura, come creazione della perfezione di Dio, penso che il cristiano e il cattolico non lo mettano minimamente in dubbio. Quindi quello che è lo studio sapienziale, quello che è l'approfondimento sapienziale dell'astrologia, io personalmente, per le esperienze che ho avuto di dialogo anche con dei preti, con dei clerici, quando abbiamo parlato di questo, in questi termini non c'è mai stato scontro. Quindi in realtà è molto più basato sul piano della superstizione, che poi è ciò che la maggior parte delle persone ritiene essere l'astrologia. Quindi un modo per prevedere il futuro: troverò l'amore, troverò il lavoro, mi arriveranno i soldi, e quindi l'utilizzo che viene fatto è proprio di mantica e di divinazione intesa in questo senso, non come percorso di crescita. Quindi concludo dicendo questo. Bene, vi ringrazio molto.
ora diamo spazio alle domande di chi ci ascolta. Andrea Casella domanda: a quando risali il rapporto metalli-pianeti e perché si pose questo rapporto? Bella Penso sia domanda. molto antica. Penso sia molto antica. Io penso, dovrei controllare, ma penso che siamo sicuramente al periodo ellenistico, quindi sicuramente a quella che è la pratica dell'astrologia ellenistica, quindi Egitto tolemaico. Perché si pose questo rapporto? Perché qualsiasi cosa nel creato ha una vibrazione, quindi per quanto riguarda i minerali, alcuni minerali vibrano in maniera, diciamo, simpatica con le energie planetarie. Di preciso non ti so dire di più, sicuramente l'oro è sempre stato associato al sole, e quindi è un'associazione abbastanza antica, l'argento alla luna, e per quanto riguarda piante e minerali penso che funzioni allo stesso modo. È una bella domanda, sarà mia cura andare a approfondire perché mi hai fatto venire proprio Credo che siano comunque molto antiche perché, per esempio, nel Picatrix che abbiamo citato, Esatto, sì. anche alla base di questo ci sono delle conoscenze di analogia tra metalli e pianeti, però consideriamo che il Picatrix è un compendio di magia, di conoscenze magiche, ma anche riferite provenienti da vari popoli. Quindi abbiamo i Nabatei, abbiamo i Sabei, abbiamo gli indiani, quindi sono, insomma, cose che affondano, diciamo, le radici affondano nella notte dei Molto. tempi. Allora, la prossima invece, Vito Benpensante, secondo voi nella notte dei tempi sono state definite prima le costellazioni zodiacali o prima i segni zodiacali? Domanda molto interessante. Mi piacerebbe capire cosa intendi. Le costellazioni zodiacali sono raggruppamenti, in realtà se fai una domanda che è molto intelligente perché poi è stata dibattuta. I raggruppamenti di stelle, secondo quella che è la forma che poi gli è stata data, di immagine di Zoidos, è stata data sulla base appunto, di immagini. Quindi è un raggruppamento arbitrario a cui è stato attribuito un'immagine. Quindi non riesco a capire la domanda. Il momento in cui è nata la pratica astrologica, le costellazioni zodiacali corrispondevano ai segni zodiacali. Quindi se la domanda è lo sfasamento che noi abbiamo avuto, quindi quella che è la precessione degli equinozi, è un qualcosa che è avvenuto nel corso appunto dei millenni, ma nel momento in cui la pratica astrologica è nata c'era una sovrapposizione, quindi sullo Cosa sfondo coincidevano, quindi del immagino. segno dell'Ariete c'era la costellazione dell'Ariete, quindi non c'era sfasamento. Non so se ho Immagino che siano interpretato. coevi. Come? Immagino che siano coevi, nel senso Sì, che, visto che assolutamente. coincidevano. La prossima domanda invece è riferita a Francesca. In che dialetto arabo stanno scritti questo corpus arabo di No, astrologia? scusa, è arabo classico, assolutamente. Sì, i testi Ok. venivano scritti in arabo classico, questi testi di circolazione. Sì, Ok, non ho grazie. l'originale però, non ho l'originale, noi Picatrix, anche nell'edizione italiana, per chi fosse interessato. Non sono sicura che sia la traduzione dall'arabo o dal latino, perché il De Radis, per esempio, è la traduzione dal latino. Devo verificare, comunque guarda che soprattutto nel Medioevo i testi venivano scritti in arabo classico. Okay? Tra l'altro l'arabo classico scritto nel Medioevo è molto, molto facile, molto accessibile. Doveva rispondere a criteri anche di chiarezza. Quindi sì, la cosa dei dialetti nella scrittura è qualcosa di un po' più moderno, relegato però più alla fiction, ai romanzi, eccetera.
Ok. Lorenzo Fossi invece chiede: buonasera, in passato c'era un'età nella quale veniva introdotto lo studio delle materie occulte, Occidente e Oriente? Ma le materie occulte erano quelle che si conoscevano nel Medioevo, ma anche la medicina era un po' nel novero delle scienze occulte, almeno in epoca araba medievale. E venivano studiate l'astrologia veniva studiata nelle università. Esatto, quindi era Sì. necessario acquisire tutte le competenze prima, per quanto riguarda l'astrologia. Non so se poi la magia magari anche no, non mi risulta che venisse inserita in un corpus, perché è un'applicazione pratica, è come studiare cucina, è come se tu vai anche se la cucina non è considerata una scienza esoterica, però non è materia Dipende. non mi... La cucina, la cucina. Ma è molto No, sto pratico, scherzando, quindi... sto Vabbè, tu parli da Venere in Toro, scherzando. quindi... Esatto, per me è Certo, assolutamente non esoterico. tocchiamo la cucina, guarda che non volevo dire nulla sullo status giuridico della cucina. Allora, prossima domanda, Gianmarco Morea. C'è modo di poter sapere se appunto il mondo antico, ad esempio Egitto preellenico, ponesse o meno la Terra al centro del sistema solare? Leggendo il Corpus Hermeticum non mi sembra affatto. In realtà, nel mondo antico abbiamo delle prove del fatto che la Terra fosse, cioè che la Terra fosse al centro fino a Copernico, cioè sì, cioè Allora, te lo sicuro. ricordo male, però c'è stato qualche filosofo greco. Allora, non vorrei dire una cavolata, perché sono uno scienziato di certo, Il corpus però ermeticum in c'era chi l'aveva realtà rappresenta ipotizzato. un'unicità, rappresenta una sorta di eccezione, ma... E c'era però chi aveva ipotizzato, qualche filosofo greco che aveva ipotizzato in realtà l'eliocentrismo, E però infatti anche a me era sembrava ci fosse una sorta di sì, precedente, dove esatto. addirittura si diceva che sì, fosse un'informazione legata agli iniziati, però credo che sia difficile, diciamo, da andare ad indagare con certezza proprio insomma, per la questione D'accordo, sono di evidentemente, licenza di liceo, quindi non mi semmai chiedete, esistente, però. nascosta, in un certo senso. Indagheremo anche Però questo, mettiamolo nella sicuramente lista c'era una delle teoria prove. geocentrica, quello è sicuro. Ok, Allora, qui facciamo. c'è una bella discussione sulla precessione. Ok, il discorso che faceva la persona che ha chiesto, penso che fosse sulla discrepanza tra segno zodiacale e costellazione zodiacale, che come dice anche Andrea e come dice anche Francesco, sono due cose completamente diverse, anche se all'origine coincidevano e poi per effetto della precessione degli equinozi abbiamo avuto lo sfasamento. Quello che l'astrologia occidentale, non tutta, ma gran parte dell'astrologia occidentale prende come punto di riferimento è l'astrologia, è il sistema tropicale, quindi i segni zodiacali, mentre per quanto riguarda i sistemi siderali si tiene conto appunto di quello che sono le costellazioni zodiacali. Diciamo Sono due che sistemi. sì, nell'astrologia moderna i segni non sono proprio legati alle costellazioni, No, anzi, assolutamente, per è un niente. ricordo, è Esatto. un... Per ricordo, in realtà si va a vedere quello che è il percorso del Sole nei 12 mesi, quindi il percorso stagionale del Sole, e si fa corrispondere il punto vernale, che è il punto di primavera, al grado zero dell'Ariete, e quello è cosa c'è sullo sfondo. In questo momento abbiamo la costellazione dei Pesci, quindi c'è questo sfasamento all'epoca vernale, punto vernale, punto di inizio di primavera. E costellazione era quello. Quindi Incideva, sì. Bene, sì, coincideva. la Ah, ecco, ringrazio. Nadim ci dà un ragguaglio. L'eliocentrismo ellenistico fu proposto da Aristarco di Samo, ma non fu mai particolarmente diffuso. Un profeta non ascoltato. In realtà aveva ragione lui. Ah, quindi c'era effettivamente C'era. uno, poverino, Sì, questo infatti ogni c'era. tanto lo leggevo anch'io da quel profeta.
profeta del passato e ha detto: ma forse il centro. Però deve essere brutto. Io mi immagino che hanno speculato tutti, ma che cazzo di. Sì, l'hanno preso in giro tutti e questo qui aveva ragione. Esatto. Cioè, nascere nell'epoca sbagliata. Sì, povero, un uraniano ante litteram forse, aveva un uranio importante ante litteram, vabbè. Bene ragazze, se dalla regia non ci arrivano più domande, io chiuderai qua che siamo andati avanti sì, 5 minuti buoni. E mezza. Però Andersa è stata molto interessante, vi ringrazio per aver condiviso con noi il vostro sapere così precisamente. Grazie a voi dell'attenzione. Quindi, grazie a voi dell'opportunità. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi ricordo appunto che sul nostro profilo Facebook potete documentarvi sui prossimi eventi, che si tratta sia di corsi che appunto di conferenze come questa. Vi ricordo sempre che se volete approfondire gli argomenti trovate i link ai testi qua sotto nei commenti. Irene, Francesca, grazie ancora. Grazie a te, Mattia, grazie alla Società dello Zolfo. Ci vediamo alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.